Simone Barbato, per lui invece è serata positiva. Io l'ho visto prima in regia, era tutto gongolante, contento. Beh, lui e gli hanno fatto il mazzo, il mazzo, il mazzo, con gol di Politano, con gol di Politano. E vi hanno fatto il mazzo, il mazzo, il mazzo, con gol di Politano. Il mazzo e niente più. Ciao Chirico. E aspetta, allora andiamolo subito a presentare. Se volete mandare un SMS per lui al 1437, pensate quanto ha bisogno. Andiamolo subito a presentare il direttore del bianconero.com, Marcello Chirico. Ciao Marcello, buonasera. Già citato da Barbato nella sua canzoncina. Ah no, è un frizzo, ok? No, vi credevo fosse lo sguardo cupo di Marcello. Dal gol di Koulibaly, probabilmente Marcello ha quell'espressione. Allora andiamo a ripresentare Michele Borrelli. Ciao Michele. Ciao Federico, un saluto a tutti gli amici in studio. Giustamente si parlava di Politano, di Koulibaly che ha segnato il secondo, Morata ha segnato per la Juve, però si potrebbe anche dire che sono stati 3 autogol, la Juve ne ha fatti 2, il Napoli 1. E quindi è stato anche un po' il festival dell'errore. Assolutamente sì, bello, bello attivo, mobile, Marcello Chirico, bianconero.com. Buonasera Marcello. Ciao Federico, prima di tutto ti faccio gli auguri per la nascita della tua bambina. Grazie Marcello. Esatto. Seconda cosa ti dico, ma nella serata, una serata pessima, l'ennesima serata pessima, come questa, ma questa lo è particolarmente, tu mi fai trovare quello là. Ho già capito. Tu mi fai trovare quello là. Al cantante, ma quell'entità, quella roba, ciao. Quella roba, questa roba qua, ciao. Tu mi fai trovare sta roba qua. Ma Marcello, però mi sorprende, cioè capisci che è stato in frigo per 10 anni, adesso è uscito, ha fatto la canzoncina, l'hai sentita? No? L'hai sentita Marcello? Purtroppo questo c'è qua. No, ho avuto modo di sentire. Tu almeno sei Michele viene involontariamente dalla mia parte sul discorso dirigenziale e sugli errori fatti dalla dirigenza quest'estate. Perché il fatto che lui dica giustamente Donnarumma non l'hai potuto trattare perché Ronaldo l'hai perso a 3 giorni fa tutto parte del solito discorso. Se la Juventus avesse programmato con tempismo il mercato di quest'estate andando a metà luglio e primi di agosto da Mendes a chiedere tutto ok, Ronaldo resta, farà parte dei nostri, continuerà a essere un giocatore della Juventus? Sì, bene. No, fai altro. L'altro vuol dire poter prenderlo Locatelli non in 2 mesi perché lo vuoi prendere solo in prestito, poter trattare Donnarumma, poter comprare magari un attaccante come Dzeko che ti aspettava in casa da 1 mese. Dzeko era d'accordo con la Juventus e aveva parlato con Allegri già da 1 mese, finché se n'è andato all'Inter perché stufo di aspettare, se n'è andato. Tutte queste cose che lui sta dicendo adesso e ricadono sempre su un unico discorso. L'incompetenza, almeno per quest'estate, della dirigenza della Juve, il mancato tempismo e tutti gli errori che ne sono susseguiti. La Juve quest'anno ha ripreso ancora Ken, che per carità ha fatto bene in nazionale con la Lituania. Pagandolo di quanto lo ma l'aveva venduto 2 anni fa. L'aveva venduto 2 anni fa. Qual è il progetto giovane di cui parla Cherubini? Perché Cherubini davanti ai microfoni dopo una partita del genere non ci va a dire... cioè, perché sempre Allegri a metterci la faccia? Oggi Allegri che colpe ha? Ma posso dire una cosa? Sicuramente la dirigenza della Juve non ci ha visto lungo nel caso del portiere. E probabilmente ci fosse stato Marotta, magari la storia sarebbe stata diversa. Però se l'abbiamo noi, vabbè, no. Comunque, vado avanti nel discorso. No, vado avanti nel discorso. No, stavo facendo un ragionamento. E dopo questa io direi che possiamo andare a Napoli. Volevo riallacciarmi al discorso di Francesco che mi ha dato l'imbeccata per dire che... Non ti ho toccato io. Non ho mai toccato, no, ma imboccato. No, questo tantomeno spero. No, ecco, il problema della Juve probabilmente... No, volevo dire che praticamente il male della Juve in questi anni... Tu ringrazia che non sono lì se non ti arrivava una sberla. Diamogli fiducia, Marcello, sentiamo. Vediamo se questa volta ci ripaga. Volevo esporre un concetto, ecco, no... Il male della Juve, secondo me, per quanto... Non ce la fa. Nel corso degli anni è stato un male di onnipotenza. Dategli una lavagna con un gessetto che magari ci disegna qualcosa. Volevo dire che questa cultura che ha avuto la Juve negli anni di pensare che tanto vinciamo anche senza questo, tanto vinciamo anche senza l'altro, tanto vinciamo anche... Vero. Ha smontato piano piano la squadra. Presunzione, mania di onnipotenza, chiamiamola come vogliamo, e adesso è arrivata al punto che
gli mancano troppi pezzi, non parlo più, basta. Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Io firmo la petizione Pro Perini, anche una petizione, ne lancio una per non invitare più Barbato in studio. La gireremo alla dirigenza di Sette Gold e vediamo se verrà accolta. Alberto.